Per una spesa di poco inferiore ai 4 milioni e 800 mila euro, anche quest'anno la Regione Abruzzo assicura i vaccini antinfluenzali con priorità per bambini, anziani, soggetti fragili, donne in gravidanza e persone addette a servizi pubblici di primario interesse come medici, forze di polizia, vigili del fuoco e donatori di sangue. La dose è gratuita per gli over 60 e soggetti a rischio. Data di avvio il 10 ottobre con l'invio da parte del Dipartimento di Sanità entro il 30 settembre delle indicazioni operative alle 4 ASL abruzzesi. Sono vaccini che potranno essere somministrati agli adulti e questa volta abbiamo acquistato una dose anche di vaccini per bambini, per coloro che ne hanno bisogno, che hanno una modalità diversa dall'intramuscolo, possono essere somministrati attraverso uno spray nasale. La vaccinazione è raccomandata agli over 60 e a tutte le persone fragili, anche al di sotto dei 60 anni, e a coloro che hanno ruoli istituzionali e anche ruoli nell'ambito sanitario. È una raccomandazione che viene fatta in modo particolare anche per i fragili, perché sappiamo che l'influenza è una di quelle forme virali che tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita, a prescindere indipendentemente da quelli che sono i corretti stili di vita. Per cui è importante questa prevenzione per evitare poi quelle che possono essere i postumi di un'influenza. Assessore, c'è anche una leggera recrudescenza del Covid. Come vi state organizzando in questo senso? Ci saranno anche dei vaccini? Allora, diciamo la frequenza giornaliera del paziente Covid che si ricovera in ospedale è sulla media di 6-7 persone giornaliere nei 4 ospedali presidi hub. Non abbiamo casi assolutamente allarmanti, anche in questo caso ci può essere, c'è la raccomandazione al vaccino e questa volta può essere fatto anche in concomitanza.